Carissimi amici, oggi prepariamo un piatto speciale, semplice ma gustosissimo. Precisamente prepareremo dei fusilli con pomodoro a doppia consistenza. E mo vediamo gli ingredienti. Allora, fusilli tricolori, verde, bianco e rosso. Aglio conservato sott'olio in camicia. Pomodori freschi del Piennolo, pomodori secchi, parmigiano reggiano grattugiato, basilico fresco, olio extravergine di oliva. Ah, non vi scordate come peperoncino però, eh? Con questi ingredienti, pomodori secchi, parmigiano grattugiato, basilico fresco e olio extravergine di oliva, prepareremo un meraviglioso pesto. Professore, che state facendo qua? Beh, sto preparando i pomodori, questi sono pomodori secchi che ho fatto appena riprendere per 5 minuti in acqua tiepida, poi li ho scolati un pochettino, li ho messi qua al sole. È l'orario in cui il sole è ancora più cocente, precisamente mezzogiorno, ora solare, e questi praticamente 5 minuti sono fatti, sono pronti per essere lavorati. Partendo da un quantitativo noto di pasta, all'incirca 70-80 grammi a persona, ci vuole il giusto quantitativo di pomodoro fresco e di pomodoro secco e anche ovviamente del parmigiano grattugiato. Già possiamo calcolare che utilizzando all'incirca un 10 grammi di olio per preparare il pesto e altrettanto per preparare un sughetto con i pomodori freschi, il piatto complessivamente non supera le 420-430 kcal. Prepariamo il pesto. Prima di tutto mettiamo i pomodori che abbiamo seccato al sole. Ecco. Abbiamo asciugato le foglie di basilico, è il momento di aggiungerle. Ecco. 3 cucchiai da tè, belli colmi di parmigiano. Ecco. 2 di questi cucchiai di olio extravergine di oliva. E un pochino di acqua calda per favorire l'emulsione del pesto. Questa operazione andrebbe fatta in un mortaio, però noi a mie presse, quindi lo facciamo così, accontentatevi. Aggiungiamo un altro goccino d'olio attraverso questa apertura. Assaggiamo la consistenza di questo pesto. Ottimo, questa è la consistenza giusta. Perfetto. In una padella mettiamo un po' di aglio e un filo d'olio, perché il resto sta nel pesto. L'olio è caldo, possiamo aggiungere i pomodori. Eccoli qua. Abbiamo aggiunto un cucchiaino d'acqua per fare cuocere meglio i pomodori e adesso appena appena un pizzichino di sale. Aggiungiamo anche un po' di profumo delicato, una fogliolina di basilico, ecco qua. Pochi istanti e il sugo è fatto. Finalmente l'acqua bolle, dobbiamo calare la pasta. Tuffate i fusilli in padella e cominciate a mantecare. Ogni tanto un poco di acqua di cottura della pasta. Togliamo l'aglio
È il momento del pesto. E si continua a mescolare. Mescolate, mescolate! Amalgamare bene! A fiamma spenta aggiungete un altro poco di parmigiano, ecco, e mantecate. Ed ora ad impiattare. Buon appetito, Gennà. Grazie, Mimmo, anche a voi. Buon appetito, Minù. Buon appetito, Caterina. Grazie anche a te. Buon appetito, Mimmo. E infatti, chi stiamo piattando? Sono vizioso. E allora, un po' di olio santo. Gop, mi piace così. Parmigiano già sta indo, per cui no grazie, va bene così. E fammi assaggiare sto fusillo. Delizioso, alla prossima, ciao ciao.